Con noi credo che l'ospite col quale avrò una conversazione tra poco non abbia bisogno di presentazioni, ma il tema dell'innovazione è un soggetto cui dobbiamo moltissimo per il cambiamento dei linguaggi della commedia. Edoardo Leo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Ciao. Allora, ieri abbiamo fatto un incontro con Greta Scarano e Michela Laichi, che tra l'altro tu conosci bene, perché con Greta hai lavorato poi sul set. Stai lavorando in questo momento. Sul sequel di Smetto Quando Voglio. E la prima cosa che abbiamo preso in considerazione, credo che sia una forma di abilità, di talento, di attitudine che ti riguarda, cioè l'idea di avere una forma di versatilità per tutti i linguaggi, no? Perché il mondo dello spettacolo italiano è sempre stato costruito da una certa rigidità. Una volta, almeno fino agli anni 70, se facevi teatro non potevi fare televisione, se facevi televisione difficilmente avresti accettato di fare cinema. Persone come te che hanno iniziato a teatro, hanno fatto televisione, poi sono diventate anche autori dei propri film, ma allo stesso tempo ne scrivono con altri. Quest'idea di moltiplicare, no? Un po' affittone, un po' come le radici di una rapa dappertutto, no? È stata una condizione di necessità oppure un punto di lucidità tuo personale oppure qualcosa che riguarda il tuo carattere? Io dico sempre che il mio motore trainante più forte sono le rate del mutuo, che è la cosa proprio più che mi traina, proprio che mi spinge fortemente a fare tante cose. Ma ammazza che freddo che fa qua dentro, ma proprio una roba... Cioè... No, voglio dire intanto che sono molto, cioè parlare dopo Salvatore mi sembra una cosa, vorrei chiedere scusa quasi perché viene veramente, sono emozionato, mi sembra che facciamo tipo due lavori diversi, però la mia è stata una condizione di necessità. Io sono sempre stato molto onesto, nel senso che quando ho debuttato come regista venivo da 13 anni, 14 anni che già facevo l'attore, ma non ero un attore di successo, la verità, facevo delle serie televisive di cui ero molto contento e ci campavo, ma non è che ero proprio la star del momento. Quindi i registi che mi piacevano, che adoravo, tipo Salvatores, non mi chiamavano. No, ma dopo glielo dico privatamente, ma noi speriamo che non ha sentito, se no continua a non chiamarmi. E quindi Virzì, quelli che mi piacevano non mi chiamavano, forse perché non era abbastanza bravo, non lo so. Quindi a un certo punto ho detto va bene, a questo punto mi scrivo il ruolo che vorrei che mi offrissero. E ho cominciato con il mio socio Marco Bonini, che scrive tutti i film miei insieme a me, a scrivermi un film. E ti conoscete da quando abbiamo 9 anni. Sì, quando abbiamo 9 anni. Lo stesso stabile. Stesso palazzo. Giocavate a Subbuteo, queste cose qua. Anche. Credo che qualcuno qui non lo sappia cos'è il Subbuteo. Esatto. Ti avverto, Mario, di questa cosa. Sì, è vero. Cioè, hanno una vaga immagine, capito? Per cui è nato così. Mi sono scritto il film che avrei voluto fare. Ed è venuto il mio esordio alla regia, che tu non hai scelto al Festival di Roma. No, scherzo. Me l'ha già detto battuta, anche prima. Scherzo. No, perché l'ho detto prima. La fortuna, o perché era anche un buon film, ha voluto che questo mio esordio, 18 anni dopo, che era un film piccolino, ha girato un po' tutto il mondo, vincendo più di 50 premi. Anche all'estero. All'estero, tanti premi, in America, in Russia, in Australia. Per un anno veramente ho fatto un'esperienza clamorosa girando tutto il mondo, incontrando filmmaker di tutto il mondo e anche capendo che io ho fatto l'esordio a 37 anni e in Italia era un giovane regista che aveva esordito e i finlandesi di 35 anni stavano al quarto film e ho capito che il concetto di giovane regista è diverso che nel resto del mondo, solo in Italia. Cioè il giovane regista c'ha 37 anni e io stavo in delle categorie dove parlavo con registi di 22, 23 e quindi insomma vabbè. Però quel film mi ha consentito e le conseguenti candidature al David, ai Nastri mi hanno consentito di cominciare una nuova vita. Però ecco, quello che hai descritto è anche la voglia, la sfida, no? Di sporcarsi un po' le mani con tutto, no? Non solo con tanti linguaggi ma anche con la possibilità poi di avere le ambizioni di costruire un film, è una cosa molto complicata da un punto di vista produttivo, da un punto di vista artistico. Credo che tutto questo però ti abbia consentito di robustirti, no? Come quando uno gioca a pallone, cioè sei stato in difesa, hai fatto il portiere, hai giocato a centrocampo, no? No, poi soprattutto
ho avuto la fortuna di passare per esperienze produttive diverse, nel senso ho fatto un primo film con un basso budget, con pochissime settimane, un film veramente all'arrembaggio, che di alcune cose vorrei fare un film per raccontare l'assurda esperienza di fare un film così. E adesso che faccio i film con la Warner Bros, mi sembra che sto facendo proprio, sembra che sto a Hollywood, cioè tipo mi sorprendo e dico ma veramente c'ho pure questo. E quindi sono passato per esperienze produttive da un micro budget a dei budget importanti, però anche con responsabilità importanti, perché adesso i miei film devono incassare, devono fare un certo percorso. Però questa è la caratteristica. Io anche come regista non sono quello che sta al monitor, sto sul set con gli attori e mi piace proprio fare un lavoro molto, molto artigianale di lavoro. C'è questa cosa sì di voler scrivere, ho cercato di fare, a volte in maniera forse pure un po' presuntuosa, di cercare di fare tutto, e a volte quando fai tutto non fai tutto bene necessariamente, però ho capito che questo è il mio modo, a me mi pacifica cercare di stare dentro il processo creativo del film dall'inizio alla fine. Ecco, possiamo dire anche che la cosa più interessante, che un po' dal titolo anche al tema che abbiamo dato, è la creatività nella commedia, no? Tu hai detto delle cose molto interessanti, hai posto spesso questa l'importanza dell'attenzione di non confondere il cinema comico con la commedia, no? La commedia, l'italiana, come ha detto Scorsese, è quella cosa che fa vedere come farsa e come commedia e tragedia siano due lati della stessa moneta, no? La grande innovazione della nostra commedia è che nelle nostre commedie si muore, ci sono delle cose tragiche, c'è questo, sì, no? E da questo punto di vista io credo che tu abbia lavorato molto attentamente per creare un po' anche un punto di mezzo tra film apparentemente popolari che però avessero questa caratteristica. No, io dico sempre una cosa, su questa differenziazione tra comico e commedia, io non so perché noi abbiamo improvvisamente smesso di... Cioè prima sul giornale tu leggevi il titolo di un film e c'era scritto comico, cioè c'era proprio comico, la parola comico, adesso è tutta commedia, a prescindere. E... I generi hanno un'importanza, no? Nel senso che non parlo di distinzione, io non credo che il film comico sia inferiore alla commedia, no, certo. Cioè nel senso che per me Zalone o Ficarra e Picone, che fanno dei film comici, hanno la stessa assolutamente dignità delle commedie. Il comico è un genere difficilissimo, fa ridere in quel modo, la farsa è un genere nobilissimo che non prevede la tragedia, ma bisogna saperla fare la farsa. E io però quello che penso un po' di saper fare e che ho fatto anche come attore è proprio la commedia, cioè dove c'è il dramma dentro, vero, nostre grandi commedie i protagonisti morivano, nella Grande Guerra i protagonisti muoiono, nel Sorpasso i protagonisti muoiono, uno dei due protagonisti muore alla fine. Questo non vuol dire che non si possa ridere tanto delle nostre tragedie, ed è quello che cerco di fare anche come nelle scelte che faccio come attore e i film che ho fatto ultimamente, da Perfetti Sconosciuti a Smetto Quando Voglio, vanno nella direzione delle cose che mi piacerebbe vedere come al spettatore. Cinema. Sì, anche come spettatore, a me mi piace vedere, perché mi piace vedere Virzì, perché mi fa ridere raccontandomi delle grandi tragedie. Che era quindi un po' il segreto del nostro successo, cioè raccontare cose molto drammatiche in maniera molto divertente, che è uno stile. Sì, sì, però poi abbiamo anche avuto una grande generazione di tradizione di comici puri, nel senso che nei film di Troisi, nei film di Totò non si moriva, certo. Quella era proprio l'essenza della comicità. E quindi il comico c'ha assolutamente pari valore, anzi in certi casi è complicatissimo farlo. Tecnico. Senti, poi c'è il tuo stile, come dire, di narrazione anche di attore, no? Io per preparare questo incontro mi sono un po' rivisto i tuoi film e c'era qualcosa che mi somigliava, mi ricordavi qualcosa, una musica, un suono, una roba. Poi ho visto la tua intervista che tu sei, che la tua stella polare è un po' Manfredi, no? E adesso non voglio metterti a disagio, no? Ma c'è un modo di esibire una certa ingenuità, una certa fragilità, una certa bonarietà di fondo che è stata un po', no? Nei film di scuola Manfredi è l'ingenuo, no? È quello, no? Cioè Scola è il mio supereroe preferito, cioè c'è chi c'ha Capitan America, Batman, Superman, io ho Ettore Scola, lo so, c'ho avuto un'infanzia di merda, però questo...
è un problema mio. Ettore per me è veramente, ho imparato da lui, credo, dai suoi film, molto più di quello che ho imparato a scuola, in famiglia. Per me è stata una specie di faro. Questa è molto bella questa cosa qui. Sì, aver recitato, aver fatto, io ho fatto un piccolo ruolo nel suo, in Gente di Roma, il suo film, è stata un'esperienza per me. Cioè, quando mi ha telefonato per chiedermi se volevo farlo, mi ricordo che stavo andando a sbattere con la macchina, proprio, stavo in macchina. E quindi, Manfredi, io lo dico proprio senza nessuna vergogna, io proprio delle volte lo copio. Ecco. Io no, non deve vergognarsi, cioè, bisogna dire le cose come stanno, e uno non è che ci arriva, non è che tutti hanno il talento dei grandi attori, e delle volte io spudoratamente cerco proprio di indegnamente di imitarlo, perché per me rappresenta un attore clamoroso, ha fatto i film drammatici, ha fatto i film comici, ha fatto la televisione, ha fatto i monologhi in televisione proprio da stand-up comedian, ha fatto i ruoli da fesso, ha fatto i grandi seduttori, cioè per me è la summa di un attore, di un interprete clamoroso, che era trasversale. Cioè, Manfredi piaceva tantissimo a mia nonna, a mia zia, sì, che io vengo da una famiglia molto modesta, quindi molto popolare, e piaceva anche all'intellettuale. E siccome io ho un unico must quando scrivo i film, che io voglio che un giornalista come Mario Sesti mi dica che è un film molto intelligente, e che dello stesso film il mio macellaio mi dica: oh, mi sono ammazzato dalle risate. Questa è l'unica linea che io cerco di fare. Poi la cosa proprio fica sarebbe che il mio macellaio mi dice che è un film molto intelligente e che Mario Sesti mi dica: mi sono ammazzato dalle risate. Però senti, continuando a esplorare questa parte qui, no, appunto, io e le persone di Wired con Omar, ci siamo, la ragione per cui ti abbiamo così costruito le ragioni di questo incontro è anche perché c'è dell'innovazione, no? Il tema di Wired è questo, appunto, l'idea è si può innovare anche un genere come la commedia, no? E un'altra delle cose che credo che sia uno dei punti di riferimento è anche l'idea che, per l'appunto, così come la commedia c'è del dramma, abbia anche una capacità morale, no? Di saper dipingere il male, no? Di saperlo anche individuare. E tu hai detto una cosa, insomma, hai detto, la commedia spesso è piena di stronzi, hai detto. Sì, la commedia vera è piena di stronzi, che facciamo molta fatica a raccontare. Perché il problema di chi scrive una commedia adesso e quindi cerca di fotografare in qualche modo il reale è che, diciamo, noi facciamo una fatica enorme, nel senso che fino agli anni 80, ai primi anni 90, più o meno quando andavi a fare la commedia di costume ti trovavi di fronte a un senso del pudore più o meno condiviso, la gente la pensava più o meno sulla linea del pudore, era più o meno la stessa, la religione era più o meno una, c'erano due grandi partiti, e quindi cercare di essere scorretti, cercare di essere, di rappresentare le banalità sia del male che del bene, le ipocrisie delle ideologie, era, non voglio dire facile, ma era più identificabile, cercare di parlare a tutti era identificabile. Oggi ognuno è chiuso dentro il proprio profilo Facebook o profilo social, e la società è molto più parcellizzata, ci stanno 100 partiti, la religione è molto meno importante da un punto di vista per l'educazione, il senso della moralità o del pudore oscilla in base all'età in un modo vertiginoso, e quindi cercare di essere trasversali è molto difficile, cioè cercare di raccontare quando è uno una buona persona, quando è uno stronzo, è tutto molto, molto difficile, quindi ci abbiamo una difficoltà. A volte capita, come è successo a Paolo Genovese, di individuare in Perfetti Sconosciuti un tema clamorosamente preciso in cui tutti sono identificati. Attraversa tutto e tutti. Sì, perché attraversa tutti, la vita segreta delle persone. Con Noi la Giulia, che è stato il mio ultimo film da regista, sono riuscito a trovare un tema che era quello che un po' attraversava tutti. Io quando avevo 20 anni, il sogno di noi ragazzi era aprire il Ciringhito sulla spiaggia, me lo ricordo delle nottate inutili a raccontarci delle stronzate di noi in Messico, nessuno ci è mai andato, manco in vacanza in Messico, però pensavamo a questa cosa che ci sembrava una cosa molto figa. Adesso, negli ultimi 6-7 anni, chiunque sentivo, la cosa che voleva fare è aprire un agriturismo. Ah, l'agriturismo, che meraviglia. E quindi non sapendo che ti fai un culo insensato di un agriturismo, però è molto complicato beccare dei sogni comuni, è molto
difficile, no? Nel senso che nella grande commedia italiana degli anni 60 aveva come tema comune questo fatto del riscatto dalla povertà a improvvisamente a guardare il benessere a portata di mano, ed era un tema che stava lì, di gente che prima faceva fatica a mangiare e mo improvvisamente si può comprare 500. E quello valeva per l'80% degli italiani. Oggi non c'è niente che vale per l'80% degli italiani. Per cui stiamo in questa fase di faticosa, però proviamo. Scusa, c'è una cosa che ricorre continuamente nei tuoi film, no? Sono tutte persone che sono sull'orlo della disperazione, che a un certo punto con un colpo di reni imprevisto, magari chiedendo aiuto al destino, cercano di riscattare completamente la loro vita. Perché questa cosa fa parte di me. Che più Monicelli, diciamo, sì. I soliti ignoti, no? Sì, però questa cosa fa parte di me, nel senso che io veramente a un certo punto mi sono chiesto se a un certo punto della mia vita, quando avevo 32-33 anni, mi sono chiesto se aveva senso continuare a fare quel tipo di sacrificio, di lavoro faticoso, molto poco riconosciuto. C'è avuto un momento proprio di crisi, mi sono detto o cambiano delle cose o non è che uno deve fare l'attore per forza, ci stanno tanti altri lavori e può tranquillamente... Quando hai capito che è cambiata questa cosa? Io non so se l'ho capita bene. Potete anche dirmelo, smetti che non è per te, io accetto consigli. No, però quando ho capito che in realtà ho capito che quello che mi stai dicendo funzionava, cioè il racconto di me stesso declinato nei vari modi, nei miei film funzionava. Io... ho fatto una specie di una cosa che vi invito a fare, ma come attore tu puoi fare personaggi molto diversi, puoi interpretare cose. Come regista spesso replichi quello che sei nei tuoi film. Cioè, io credo che i registi somiglino fisicamente ai film che fanno. Lo dico veramente, nel senso, se voi pensate, fate questo esercizio, ma pensate a Birzì, a quando lo sentite parlare, a questa sua intelligenza, questo suo spunto ironico, bonario, questa faccia così bella, tonda, morbida, che ti fa venire voglia di parlarci, gli vuoi bene a Birzì, e pensate ai suoi film, che gli somigliano molto, e pensate ai film di Monicelli, alla cattiveria dei film di Monicelli, a quanto lui era rude, spigoloso, o a quell'ironia bonaria di Scola che ti prendeva per il culo e manco te ne accorgevi. Però era spietato. Era spietato, ma Ettore lo era nella vita, e i suoi film erano... cioè credo che proprio i film somiglino fisicamente. Il caso più eclatante è Dario Argento, cioè Dario Argento somiglia... Ma io credo che in qualche modo i miei film mi somiglino, nel senso che c'è una parte di me che vorrebbe essere un po' di riscatto, un po' più, come dire, un po' più glamour, per questo mi metto le camicie jeans, però di fondo poi mi vengono bene gli sfigati. E quindi ne devo fare delle domande su questo, capito? Senti, una domanda da spettatore da cortile, ma i tuoi figli li vedono i tuoi film? Ma non gli piacciono tanto. No, in realtà sì, però diciamo che quello che gli è piaciuto di più è Buongiorno Papà, che in realtà è il mio progetto più commercial, la commedia, quella con Giallini e Bova, in cui era un progetto un po' più commerciale. Gli sono piaciuti tanto i film che non sono andati bene, non so perché. La mossa del pinguino, il film di Amendola, gli altri meno, però sono piccoli, quindi non hanno proprio, insomma... non è uno spettatore, fra poco li costringerò a delle lunghe maratone, li leggo sulla sedia, però no, in realtà cerco di tenerli proprio anche un po' lontani da tutta questa cosa, anche perché insomma fa vedere dei bambini, pure smetto quando voglio, dove gli spiegare cosa sono le pasticche, l'anfetamina, mandava a infilare un casino che sinceramente pure su Perfetti Sconosciuti, ma come glielo spiego, che quello scopa con quell'altro, che quella, era un po' complicato, e ho detto ok, va bene il libro della giungla, va bene così. Ascolta, questa capacità anche di versatilità e anche di generosità, ma anche di voglia di fare cose diverse, implica anche una rete di rapporti, no? Ci sono persone con le quali tu lavori come attore, altri invece come sceneggiatore, appunto Smetto quando voglio, adesso hai fatto il 2 e il 3 che usciranno di seguito. Stiamo girando i due sequel. No, c'è una cosa interessante che sta succedendo, che abbiamo cominciato un po' a collaborare, io...
io quello con cui scrivo film, che è Marco Bonini, che scrive da sempre con me, però collaboro con Massimiliano Bruno, abbiamo un ufficio insieme dove facciamo sviluppo di progetti per il cinema, e ho collaborato con Paolo Genovese alla scrittura di un film, del film di Ravello, scrivo con Rolando. Stiamo cercando di parlarci di più, di cercare di una generazione intera che sta cercando di comunicare, che ha l'unica, diciamo, cosa che ci unisce è il fatto che tutti noi abbiamo avuto una, con un brutto termine dico successo, però in realtà un'esposizione, la possibilità di far vedere i nostri film a più persone possibili in una, nella seconda fase della nostra vita. È successo a me, a Massimiliano Bruno, a Paolo Genovese, a Rolando, a Sidney ci è riuscito un po' prima, Sibiglia, il regista, e smetto quando voglio. Però, insomma, sì, cerchiamo di collaborare, trovo molto interessante. Che la grande differenza con quando appunto esordiva Salvatore negli anni Ottanta, che erano tutte realtà molto isolate, anche produttivamente molto a sé, no? Però poi Salvatore si è avuto la grande intelligenza di creare un gruppo di lavoro che si è portato avanti per 4-5 film, non arrivi a vincere l'Oscar, cioè fai tournée, fai Marrakesh, certo, Express, fai Mediterraneo, quasi con lo stesso cast, quasi con la stessa lo stesso produttore e con lo stesso gruppo di scrittura. Vuol dire collaborare insieme, lavorare, certo, unire. Cioè io però ci credo alle come factory. Come se fossero delle factory, però tutte quante un po' separate. Qui mi sembra un pochino, lo dico davvero con tutta la cautela, un po' come nel dopoguerra, quando c'era una serie di contatti, diciamo, multilaterali, in cui la gente comunque aveva piacere, più che entrare in competizione, di contaminarsi con gli stessi progetti, anche sotto profili professionali diversi. Noi abbiamo proprio, te l'ho detto, io credo che quando uno non ci arriva, le cose le deve imitare. Lo dico proprio spudoratamente. Noi continuamente ci raccontavano che Scola, Monicelli, Risi andavano sempre allo stesso ristorante tutte le settimane, l'hotel alla Concordia, a mangiare, si vedevano, loro si parlavano. Ho detto, vabbè, famolo pure noi. Cioè, si tratta di andare una sera a cena al ristorante a settimana. E come il calcetto. Esatto, non mi sembrava tutto questo sacrificio, tutto sommato. Noi credo come loro ci ubriachiamo nello stesso modo, quindi non combiniamo granché. Però sostanzialmente no, è successo questo, come ho detto, ok, parliamoci e vediamo che se riusciamo a combinare le cose. E per questo credo che un gruppo, come dire, una serie di film che sono usciti, che rappresentano un filo invisibile editoriale, da La mafia uccide solo d'estate, Noi la Giulia, Perfetti sconosciuti, anche adesso lo chiamavano Gigrobò, cioè una serie di commedie che spingono quasi verso il genere, e che vedo che stanno incassando, stanno evidentemente interessando un pubblico sempre più ampio. E poi io dico sempre che il nostro grosso problema è che non riusciamo a far esordire un 23enne o un 24enne, cioè è il nostro grande problema. Io è uno dei motivi per cui ho aperto questa società, per cercare di aiutare i ragazzi, per redistribuire un po' di fortuna che mi è arrivata e cercare di aiutare i ragazzi a sviluppare il proprio progetto, perché abbiamo bisogno di vedere la nostra società raccontata da un regista 24enne. Uno dei più giovani è stato Sidney Sibiglia, Smetto quando voglio, che tutti hanno detto, cazzo, che fighissimo, che racconta è? Perché lui ha 30 anni e noi ce ne abbiamo tutti oltre 40, e adesso non voglio fare un discorso autolesionista, però un po' questa cosa c'è, e quindi dobbiamo assolutamente invogliare un under 25 a fare l'esordio alla regia, guidandolo, cercando lo dobbiamo fare per forza, perché siamo l'unico paese che non lo fa. E siccome ci riconosciamo attraverso il che facciamo, vediamo noi stessi, io voglio vedere un 25enne che c'ha da dire sulla mia generazione, sulla tua, su questo, certo, momento sociale. Voglio vedere se sta male, quanto sta male, se sta bene, quanto sta bene e perché. E quindi è credo un tassello proprio che ci manca. Senti, per finire un piccolo giochetto che spero ti metta in difficoltà. Io più in difficoltà della polmonite che mi verrà, la vedo proprio difficile. Per le spese mediche paga Wire Next, no? Nel senso, tutto quello che io chiederò di spendo in medicine dopo. Senti, ci sono tre miti, no? Uno l'abbiamo già detto, Manfredi. Un altro è Carlo Verdone, di cui ti ho, insomma, Un sacco bello, un film che per te è stato. Un altro è Bruce Springsteen, di cui abbiamo parlato poco fa. Se dovessi scegliere chi invitare a cena dei tre, chi sceglieresti? Avendo già fatto la cena con Verdone, fortunatamente sceglierei Springsteen, perché non si può, cioè proprio Springsteen è proprio come si chiede a un bambino di Roma
se vuoi andare a cena con Totti, cioè proprio, cioè non è normale. E lui mi ha mandato prima di venire qua, così come se fosse una cosa, una foto di lui abbracciato a Springsteen. E io che seguo tutti i concerti da quando sono piccolo, da quando ho 10 anni, non sono mai riuscito ad incontrarlo per nessun motivo. Da una parte penso che sta nel mio karma, io credo delle volte che i propri miti non li devi conoscere, uno non li debba conoscere. Dall'altra, io per avere una foto come quella tua, cioè, mi sparerei su un piede, pure, proprio una roba che... No, Carlo per me è stata una persona da come dire, è il primo film che ho visto al cinema, è stato un sacco bello. Proprio la prima volta mi sono seduto in un cinema. E poi lui è stato molto carino con me, so che in qualche intervista ha dichiarato che quando gli hanno chiesto se c'era una persona che poteva in qualche modo seguire il suo percorso, visto che io faccio il regista e l'attore, e lui mi ha detto delle cose molto carine e mi ha dato dei consigli. Tra l'altro, e così vedo time's up, che vuol dire vattene, e mo me ne vado, però mi ha detto gira il prossimo, no veramente vado via, adesso appare, ho detto time's up, no Verdone mi ha detto non girare il prossimo film a Roma, vieni a Milano, vai al ecco, nord questo a farlo, che parlassi, esatto. Ed è il motivo per cui comincio a girare la mia nuova commedia qui a Milano, dal 20 giugno veniamo a girare un film interamente a Milano, e siccome è una città che in realtà ci vengo proprio perché la conosco poco e vorrei cercare di fotografare un posto che visto da fuori è francamente è una cosa proprio abbastanza energizzante. Vederla così mi sembrava un posto che dopo quello che ho visto mi sembra che c'è un'energia bella. Questo l'ho pensato fino a l'una di notte di ieri, perché ieri io e Rocco Papaleo, che farà il film con me, siamo andati allo stadio a vedere la partita a San Siro, e quando siamo usciti abbiamo detto vabbè, ma stiamo a Milano, chiamiamo un taxi, tanto stiamo a Milano, cioè qui è proprio la città, qui fai così, i taxi si fermano, e io e Rocco Papaleo ce la siamo fatta a piedi da San Siro fino a Moscova, siamo arrivati alle 3:30 di mattina, ve lo giuro. Non c'era niente, 80.000 disperati che camminavano per la città, ma erano tutti spagnoli, e io e Rocco Papaleo che alle 3:15 camminava così, abbiamo fatto 2 tappe in 2 bar e siamo arrivati in albergo alle 3:30 di mattina, e stavo a pensare di ritornare a Roma a girare il film, ma ormai ho scelto le location, per cui starò qua. Signore e signori, Rocco Papaleo.